Bella ragazzi, sono sempre io il vostro Sante Lopez e bentornati qui in questo nuovissimo video. Ragazzi, mi raccomando, prima di cominciare il video iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, spolliciate, commentate, soprattutto i commenti perché vi sto dicendo una bella notizia, una cosa molto importante, una serie che voglio portare qui sul mio canale, ma prima di portarla a questa serie voglio sentire il consenso da voi se la posso portare questa serie. Ragazzi, come tantissimi YouTuber, io ho già visto ieri come tantissimi YouTuber stanno già portando la serie sui calciatori Panini le figurine 2016-2017. Allora, ragazzi, premessa. Io questa serie la voglio fare a tutti i costi perché l'album lo voglio finire insieme a voi. Però voi nei commenti me lo dovete dire se la volete questa serie. Se la volete io la porto con tutto il cuore perché a me mi piace collezionare l'album dei calciatori, che sarebbe questo, ragazzi. Ora vi ho fatto vedere sulla copertina, l'ho comprato stasera. E ho comprato già 7 busti dei calciatori, però non ho avuto tempo di, ragazzi, non ho avuto tempo di fare il video perché stavo fuori per fare delle cose. Allora, io domani porto il video anche sull'albo dei calciatori. Pure che lo trovo con me di sotto. E ripeto, mi raccomando. Scrivete i commenti sotto, ragazzi, perché io mi devo saper organizzare. Perché a più presto, ragazzi, ho già fatto un video vlog su FIFA 17 e Rainbow Six Siege per voi che vi ho detto: scrivete nei commenti se volete la carriera allenatore o se volete che io porto Rainbow. Allora, ragazzi, non mi ha risposto nessuno, però a breve vi prometto uscirà, ma non so quando, però uscirà la carriera allenatore su FIFA 17. Io ecco perché dico sempre scrivete nei commenti, così io mi so organizzare che giorno volete la carriera, che giorno volete che vi porto Rainbow, che vi porto la serie dell'album. Mi raccomando, questo dipende tutto da voi. Poi un'altra cosa, ragazzi, mi vedete col cappello? Vi spiego subito il perché io ho il cappello ora. Siccome che qui dove abito io fa molto freddo, quindi è da pure il freddo in casa e io sento molto freddo e mi sono messo il cappello. Con questo cappello sto bello caldo. Allora, ragazzi, io, come dicevo prima, ho comprato 7 bustine di figurine, già le ho attaccate perché non ho potuto fare il video. Però da domani che porterò questo un altro video su l'albo dei calciatori, porterò anche delle bustine, li apriremo insieme e attaccare, non posso farvi vedere come le attacco perché io sto registrando dal telefono, dalla webcam del telefono. Non ho ancora la webcam che può registrare bene. Vi dico solo veloce veloce qui a breve che l'album quest'anno è molto bello. Hanno aggiunto da capo le gazzette sportive. Va bene, ragazzi, io non vi voglio svelare niente. Vi dico solo le carte che ho trovato. Perché domani lo scopriremo insieme. Mi raccomando, con i mi piace e con i commenti sotto, ragazzi. Io vi stresso la vita. Io vi dico sempre: lasciate i commenti, lasciate i commenti, lasciate i commenti. Quando cominciate a lasciare i commenti, io non lo dico più perché già so che voi lasciate i commenti sotto. Ma fino a quando non me li lasciate i commenti sotto, io ripeto. Allora andiamo subito, nella prima pagina come sapete stanno tutti i trofei, ho trovato la Supercoppa Italiana, Supercoppa Team. Poi dell'Atalanta ho trovato solo Carlos Carmona, poi ho trovato sta scuola Atalanta e la squadra dell'Atalanta. Del Bologna ho trovato Domenico Maietta e Gemail. Allora ragazzi vi dico solo i giocatori. Se ho trovato qualche squadra, allora ho trovato Baglietta e Gemail.
Poi questa è ancora a Bologna, del Cagliari ho trovato Gianni Munari. Poi Gianni Munari, andiamo avanti e cerchio Verona che non ho trovato niente. Poi andiamo al Crotone, non ho trovato niente. Ragazzi, io dico solo la Serie A per il momento, per non svelarvi tutto l'albo perché è molto bello. E vi consiglio, compratelo, compratelo. E fatemi sapere se anche voi state facendo la collezione delle figurine. Poi, se la state facendo anche voi, se è sotto dei commenti, se la state facendo anche voi, me lo dite e vediamo se ci possiamo incontrare per scambiare qualche figurina a doppio. Allora stavo continuando e siamo fermati all'Empoli. Ho trovato Federico Barba. Passiamo l'Empoli. Andiamo alla Fiorentina. Alla Fiorentina ho trovato tre giocatori ed è Ciprian Tattarusanu, Milan Badeli e Cristian Tello. Poi del Genoa ho trovato Lucas Ocampos e Eugenio Lamanna. Poi dell'Inter ho trovato Davide Sandon e Geoffrey Condogbia. E invece poi arriva la mia squadra del cuore. Per chi non lo sa ancora, io sono tifoso juventino e forza Juve per sempre. Non ho trovato niente, ma come immagine della Juve ve lo voglio far guardare. Ve lo voglio far guardare solo la Juventus. Ma non mi scrivete sotto nei commenti, tu sei juventino, fai guardare solo la Juventus, no. Faccio guardare anche le altre squadre. Questa è la pagina, però la cosa più importante che io vi voglio far guardare, ragazzi, e non è solo portiere della Juve, ed è portiere della nazionale, ed è portiere più forte del mondo. Chi non crede in lui? Non sa niente di calcio ed è Gianluigi Buffon. Andiamo avanti, bardo alle ciance e andiamo avanti. Della Lazio ho trovato solo lo scudetto con l'immagine della Lazio come sfondo a Ciro Immobile, il napoletano. Invece del Milan non ho trovato niente. Oh, arriviamo a un rivale della Juventus, che è il Napoli. Ho trovato Maximovic e Manolo Gabbiadini. Io voglio dire solo una cosa ai tifosi del Napoli: ma che unità fa Manolo Gabbiadini? Tenete a dare caro Milik, sei infortunato e voi avete portato sfortuna a Gonzalo Higuaín dicendo ti devi infortunare, ma invece la sfortuna te l'è venuta da voi perché Arkadiusz Milik ce l'avete fuori e dovete giocare con quel cesso di Manolo Gabbiadini. Comunque, ragazzi, è sempre un gioco. Rispettiamo tutte le tifoserie. Sì, siamo tifosi della. Io sono tifoso della Juve. E spero anche voi, però dobbiamo rispettare tutte le tifoserie, il calcio, lo sport per tutti. Andando del Palermo non ho trovato niente. Del Pescara ho trovato Alberto Aquilani. Andiamo avanti, gironzolando per le pagine della Roma. Emerson. E come sfondo la Roma in Ah, il grande capitano Francesco Totti. Andando della Sampdoria abbiamo Luca Cigarini. Del Sassuolo abbiamo Paul Lirola. È la squadra del Sassuolo. Torino non abbiamo trovato niente. Sì, non abbiamo trovato niente. Dell'Udinese niente, abbiamo trovato solo quattro giocatori, ma però vediamo come si chiama. United Colors of Udinese, Felipe Alfredson, Badu e Sillitteru. Scusate per la pronuncia di questi giocatori stranieri, ma non capisco proprio niente. Ah, ecco ragazzi, come dicevo prima, la Gazzetta.
Hanno messo anche, non è che l'hanno aggiunto, è stata rimessa la Gazzetta dello Sport che stava nell'album, nei vecchi tempi, quando io ero ancora piccolo, stava nell'album dei vecchi tempi. Allora, ragazzi, ecco qui la Gazzetta, ho trovato Buffon che dice: Buffon, le mani sulla storia, Gigi supera Zoff, Dybala fa Bessi, la Juve vola a più 6. Allora, la Serie A l'abbiamo finito, concludiamo qui il video, però voglio dirvi solo una cosa della Serie B. La Serie B stavolta è solo una pagina ed è morta, ed è molto più corta la Serie B, si può finire in fretta. Ragazzi, che dire, per questo video, primo video della serie Calciatori Panini 2016-2017 può finire qui. Il video si chiamerà, si intitolerà Incomincerà la serie Figurine, incomincerà la serie Calciatori Panini 2016-2017. Ragazzi, che dire, mi raccomando nei commenti sotto con i mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale e questo è tutto e ci si vede al prossimo video. Ciao raga!